Ben ritrovati, buonasera, venerdì di Cusano Italia TV è con... Ah, Nautilus, ecco. no, vabbè, scusa. Pensavo te ne fossi dimenticato. No, 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 tempi di reazione un po' Un po' da lenti, pratico vista dell'era glaciale, però. l'ora, ma vi giuro, sono L'ora, completamente... sono 21 l'ora. Lo so, ma io ho 7 anni di sonno arretrato, fammelo dire in È primo piano. vero, è vero. 7 lunghi anni di sonno arretrato che credo non recupererò mai. Va bene. Però, insomma, abbiamo tanti temi, tanti Quanti, ospiti. quanti, restate qui, non vi addormentate come Alessio, Io mi farò finta. raccomando, sul divano, state comodi, ma seguiteci perché sono veramente tanti, belli, vari gli argomenti che Sì. tratteremo. Poi oggi in regia abbiamo l'uomo che parla ai conduttori, che quindi ci tiene sveglio con... Una regia sentimentale la sua. È vero, Eh una sì. Vabbè, regia dialogante. diciamolo però, Lorenzo Fantini. È che io non mi ricordo i nomi, Hai basta non ragione, hai ragione. dire. Io ricordo Non solo era il per suo. maleducazione, però non me Ricordo. ne ricordo uno Questo è un pregio. di nome. Allora, cominciamo subito, Sì. cominciamo con un tema, anzi, questi sono due temi che disgiunti sono molto approfonditi. Uno è l'ambiente e uno è la medicina. Quando vengono messi insieme, cioè la medicina ambientale e tutto quello che comporta, quando vengono ad esempio trattati in un volume completo, in un testo veramente interessante, come ha fatto il nostro prossimo ospite, a noi, come dire, suscita ancora più curiosità. Ma a proposito del rapporto tra sanità e ambiente, cominciamo subito con un video introduttivo. Ecco una buona notizia. Oggi molti, se non tutti, gli indicatori della salute umana hanno trend positivi. Bene, vero? Ma aspettate. Contestualmente, molti, se non tutti, gli indicatori della salute del pianeta sono in peggioramento. E questo è un problema, perché nel lungo termine, che ci piaccia o no, la salute dell'uomo dipende dalla salute del pianeta. Ed è un problema complesso. Un problema affrontato ai massimi livelli mondiali, con impegno e determinazione e con obiettivi importanti e condivisi. Ed è per questo che è nato SeaCare, perché il mare ha un ruolo centrale nella gestione di questo problema. Il mare è il luogo ideale dove campionare e analizzare i dati sulla salute del pianeta attraverso monitoraggi continui, collaborando con la flotta della Marina Militare Italiana e sfruttando le sue rotte. SeaCare vuole definire uno standard per l'analisi dei profili di contaminazione chimica del mare. Uno standard che si propone come metodologia transnazionale e multisettoriale. Devo dire, mi stavo soffermando sul rumore del mare, che è quanto di più bello tra i Io suoni non del posso, mondo. perché come hai detto tu, se no sai, concilia molto, no? Una Esatto. volta studiavo con i rumori della natura, ti è mai capitato di metterti nelle orecchie Ah, è vero, c'erano questi questi metodi. matti, Sì. però... C'era anche chi si metteva la lezione in cuffia e girava la leggenda metropolitana che solo ascoltandola Sì, sarebbe rimasta qualcosa rimane, nel è cervello. vero, Ma è torniamo al vero. nostro argomento che passa appunto per questo primo trattato. È il primo trattato italiano di medicina d'ambiente. Avete sentito come l'ha introdotto bene nelle bellissime immagini che abbiamo mandato in onda, il video realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità e dalla Marina Militare. Il trattato si chiama La questione ambientale a 360 gradi, scritto dal professor Aldo Ferrara, già docente presso le università di Milano e Siena. Questo libro è stato edito dalla SEU, la Società Editrice Universo di Roma. Professor Ferrara, c'è? Sì, eccomi, Oh, buonasera buongiorno. professore. Ben trovato, buonasera professore, Le grazie. faccio vedere il bambino. Fatti perché Accidenti. non è nato prematuro, No, eh? no, è bello grosso. Quante pagine, professore?
Questo trattato italiano di medicina dell'ambiente si compone di due tomi. Un tempo si chiamavano così, oggi il termine risulta piuttosto obsoleto o poco conosciuto. Il primo tomo è di 820 pagine e reca 49 capitoli. Il secondo ne recherà 50, 50, 51, è ancora in fieri, in editing, e avrà probabilmente la stessa consistenza cartacea. Ma il problema non è la quantità, il problema è come si affronta la questione ambientale a 360 gradi. E questa concezione che noi è venuta fuori in modo abbastanza naturale nasce dal fatto di aver organizzato un team pluridisciplinare, dividendo poi il trattato in quattro grandi pilastri che compongono, che sostengono il trattato sia nel primo che nel secondo tomo. Il primo pilastro è quello della chimica, sapere dove sono gli inquinanti, nell'acqua, nel suolo, nell'aria, ovviamente. Quali saranno gli inquinanti del futuro? Inquinanti killer del futuro che saranno i metalli pesanti. Cosa è la chimica verde e come ci può salvare sia nella fase produttiva che nella fase distributiva di prodotti come per esempio pensiamo agli ftalati. Gli ftalati e i ritardanti di fiamma rientrano nei cosmetici femminili. Quindi pensate un po' che cosa può avvenire. E sono delle sostanze che possono creare nocumento alla salute, specialmente dermatiti di vario tipo. E la seconda parte del trattato è dedicata all'analisi sistematica di tutte le patologie che possono intervenire a causa di inquinanti. Quindi l'immaginario collettivo pensa che l'inquinante è quello dei gas di scarico che colpisce l'apparato respiratorio. Vi faccio questa domanda, mi rispondete sì o no? E rispondiamo che non lo sappiamo. No, la risposta è Ci ni. tiriamo fuori La vigliaccamente, risposta professore. è ni, colpisce effettivamente l'apparato respiratorio, Sì. ma come è avvenuto per il SARS-CoV-2, cosa di cui nessuno ha capito nulla da questo punto di vista, Ecco. il virus utilizzava le vie bronchiali come canne di fucile per raggiungere il suo vero obiettivo, che era l'endotelio dei vasi coronarici, Il capillari, cuore. l'endotelio, insomma, cardiovascolare. Il Il vero target polmone del era SARS. la rampa di lancio per l'obiettivo principale Sì. del Covid, che è il Era lo cuore. strumento, l'arma per penetrare nell'organismo e offendere le coronarie, i vasi arteriosi, eccetera. Tanto è vero che la prima conseguenza negativa dell'infezione da SARS-CoV-2 non era la polmonite o interstiziopatia, come l'hanno impropriamente chiamata, era una coagulopatia intravascolare disseminata, quindi una forma tromboembolica. E come è noto da numerose ricerche epidemiologiche, quando ci sono i picchi di inquinamento atmosferico, 2 o 3 giorni dopo ci sono i picchi al pronto soccorso e nelle unità coronariche per coronariti, che sono quelle che poi possono portare all'infarto. Poi naturalmente ci sono patologie come quelle endocrine che colpiscono l'apparato riproduttore maschile e femminile. Poi ci sono malattie, dai, beh, per esempio, vi racconto una cosa molto simpatica, che però all'inizio non lo fu per niente. Dovevamo scrivere il capitolo sui bambini, quindi le malattie dei bambini che vivono in città. Voi sapete che il bambino tossicoloso è tipico della città, il bambino che sta in campagna al massimo ha delle allergie. Avevamo chiesto Proprio a così. una notissima pediatra, la quale poi all'ultimo giorno, mentre doveva consegnare il capitolo, diede forfè. E allora ci siamo trovati nelle cosiddette braghe di tela e abbiamo organizzato con i nostri amici della Carleton University, neurologi e pediatri della Carleton University di Ottawa, un capitolo sul bambino urbanizzato. Quali guasti ha il bambino che vive in città rispetto al suo omologo della Ci stessa rallegri, professore, ce li dica tutte queste problematiche. Che vive in campagna? In campagna i bambini sono floridi, si beccano le allergie, ma insomma tutto sommato crescono bene. I bambini urbanizzati, come quelli che sono stati studiati a Città del Messico o in altre aree viciniori a Chicago,
e presentano tutte le stigmate del rischio Alzheimer già da bambini, perché sono presenti in alcuni di questi le famose proteine fosfolipidiche, la proteina teta, che prelude di un detecting system della malattia di Alzheimer. E stiamo andando avanti su questo, su come, adesso lo vedremo nel secondo tomo, su come gli agenari, i centenari e gli ottuagenari possono avere sequele nella loro aspettativa di vita, come voi avete annunciato nel vostro servizio, sì, in relazione alla presenza di inquinanti nella loro vita quotidiana. Professore, la interrompo un secondo. Noi qui a Nautilus abbiamo il pallino per l'attualità e ovviamente ci impegniamo anche a cercare le connessioni, i link, no? I collegamenti che poi l'attualità ci sottopone. Risulta difficile pensare a degli effetti benefici di un conflitto come quello russo-ucraino, però le chiedo, la necessità di confrontarsi con questo tipo di conflitto e con la mancanza di idrocarburi, dell'energia, la crisi dell'energia, la necessità di inventarsi fonti alternative, può essere un assist per, diciamo così, salvaguardare di più il nostro pianeta? Ma guardi, l'Ucraina è stato un punto di svolta fondamentale nell'arresto bruschissimo, come se la macchina corresse a 100 km all'ora e poi lei tira il freno a mano, succede un casino, la macchina va in derapace, sbande e cappotta. L'arresto bruschissimo determinato dalla guerra in Ucraina sulla transizione energetica ha fatto sì che la nostra transizione arretrasse addirittura a fonti energetiche come il carbone. Chi in questo momento sta comprando le macchine elettriche nella buona intenzione di dover aiutare l'ambiente, in realtà non lo aiuta affatto, perché le macchine elettriche nell'immediato futuro andranno avanti energia elettrica prodotta da centrali termoelettriche a carbone. Quindi avremo la Tesla a carbone. Allora, per quanto riguarda i danni della guerra insiti, intrinseci sull'ambiente, io ho scritto un articolo pubblicato su una rivista di geopolitica in cui si stigmatizza la distruzione dell'Ucraina sotto il profilo ambientale, perché la presenza di materiale bellico residuo, refluo, a partire dall'uranio impoverito se è stato adoperato, o altre sostanze di tipo refluo da proiettili o bellici comportano la necessità di dover ripristinare e bonificare l'Ucraina nel giro di 40 anni. Ci vorranno 40 anni per rimettere a posto tutto quel terreno dal quale nasce il grano. E l'Ucraina, come sapete, è uno dei granai del mondo e noi viaggeremo a grano ucraino con tutto quello che purtroppo di contaminazione c'è stato. Questo è molto importante, perché il dibattito sul grano appunto è di stretta attualità, professore. Lei ci sta dicendo, guardate, qui adesso c'è il problema di farlo partire questo grano dai porti, si sta provando una trattativa. Per fortuna sono delle scorte antiche. Esatto, dico, però lei ci dice in futuro attenzione, perché quando cesserà la guerra, quando ci auguriamo e tutto tornerà più o meno alla normalità, quel grano lì va attenzionato, questo ci sta dicendo. E quando ci saranno gli spot pubblicitari, attenzione agli spot pubblicitari della pasta, perché un conto è la pasta fatta con i migliori grani del mondo, un conto è la pasta fatta con i migliori grani italiani. Ma io non vorrei che passasse qualche spot che comincia a dire: per solidarietà con l'Ucraina comprate questa pasta perché è fatto con grano ucraino, perché ci dobbiamo ricordare le sue parole, professore, a quel punto. Io vi ringrazio, ma questo assolutamente succederà. Certo che succederà. E sarà estremamente difficile. Così abbiamo già al setaccio del scientifico, diciamo, con le apparecchiature che possono individuare tutti i metalli, passare al setaccio tutto il grano che viene dall'Ucraina. Quindi sarà un grosso problema. Ritornando al nostro trattato, ci sono alcuni miti che sono stati sfatati, altri che, insomma, altre cose che possono costituire delle novità. Ci dice un mito sfatato e una novità che la preoccupa in modo particolare? Gliela stavo appunto dicendo. Perfetto. Il SARS-CoV-2
uno dei sistemi di contenimento della pandemia è stato quello di prendere tutti questi nostri amici, concittadini, concittadine e stiparli nelle case con il lockdown. E noi abbiamo stipato chi era ammalato, chi era a rischio, chi poteva ammalarsi e chi invece era sano. E la paura della pandemia persisterà ancora per anni, per cui per anni noi avremo, anche per altre motivazioni tipo ambientale, avremo, maggioreremo, amplificheremo, svilupperemo lo smart working. Per cui gli edifici, le aree confinate nella struttura muraria non saranno soltanto gli edifici domestici, ma saranno gli uffici, le banche, le attività produttive e lavorative che si sposteranno dentro i muri confinanti e naturalmente tutto quello che di terziario c'è nella nostra economia, che da industriale è diventata prima post-industriale, poi è diventata post-post-industriale, cioè postmoderna, e quindi confinata negli ambienti domestici. Non c'è attività produttiva delle piccole e medie imprese che non si svolga negli ambienti domestici. Allora, che cosa succede? Succede che l'inquinante viene sempre considerato l'inquinante outdoor. Se usciamo e apriamo la finestra, entra lo smog, sì. Benissimo. In realtà gli inquinanti vengono prodotti anche dentro le case, con tutti quei sistemi che possono inquinare. Inquinamento gassoso, per esempio, il fumo di sigaretta, le attività igniche, insomma, che bruciano, le attività della cucina, del riscaldamento e così via dicendo. Le sostanze chimiche che sono presenti in due ambienti, almeno in una abitazione civile, in un'abitazione domestica, cucina e bagno. Cucina e bagno sono fonti di allergie, problematiche cutanee, problematiche respiratorie per inalazione di sostanze chimiche ad alto e a basso pH. E lo stesso dicasi per i deodoranti, detergenti, belletti e così via dicendo. Quindi una maggiore attenzione deve essere dedicata a quello che noi abbiamo definito la sindrome dell'edificio malato. Io ho paragonato nel bimbo bambino. A tutto schermo, eccolo qua. Ho paragonato nel trattato, sì. L'edificio ha un sistema biologico, perché ha un suo sistema di ventilazione che sono le finestre. Guardate cosa succede nelle realtà asiatiche, dove costruiscono grattacieli in senso verticale, tipo ville verticale, fino a 300-400 piani. E beh, dal centesimo piano in su non si possono aprire le finestre, quindi la climatizzazione e a circuito chiuso. C'è un sistema, diciamo, vascolare. Entrano le acque nel circuito idraulico di un palazzo, sì. Entrano bianche, escono reflue. E questo è il sistema vascolare dell'individuo. C'è un sistema linfatico che consente di spostarsi di piano, l'ascensore. C'è un sistema neurologico che è la rete elettrica, che viene potenziata dalla rete digitale, dal 5G, e viene potenziata da tutte le attività digitali che si svolgono dentro l'edificio, il quale diventa sede anche di inquinamento elettromagnetico. Perfetto. Basta accendere un televisore, un computer, un cellulare e mettersi a dormire vicino a queste strutture, e beh, l'inquinamento elettromagnetico è dietro l'angolo. Quindi la costruzione dell'edificio nel quale noi trascorreremo l'80% delle nostre giornate lavorative e non lavorative, le nostre nottate, insomma sostanzialmente, mentre prima si faceva la classifica di quante ore si passavano in macchina, adesso dobbiamo fare la classifica di quante ore si passano nel proprio ufficio, nella propria casa, e si passerà, bene o male, un soggetto passerà dal suo ufficio alla casa, spostandosi da un ambiente indoor a un altro indoor, tramite un ambiente micro indoor che è la vettura. Eccola. Quindi voi capite bene che cosa succede. Se non viene valutato accuratamente e sistematicamente controllato l'ambiente indoor. C'è uno studio, sempre nel bambino. Allarga, qua. Se no professore, se, no. Dopo... Non c'entra nello schermo.
Va bene. C'è uno studio fatto dai nostri colleghi ed amici esperti dell'ISPRA in cui dicono: guardate che la metropolitana, cioè la catacomba della metropolitana, scendere nel sottosuolo della metropolitana significa respirare PM10 Ecco. due volte quelle che sono nel Fuori. piano soprastante della strada. E io ho portato invece tutta una documentazione di cui mi occupo da circa 20 anni, che è la qualità dell'aria intorno alla vettura. Basta tenere la vettura ermeticamente chiusa in assenza di ventilazione e immediatamente si ventila una quantità enorme di anidride carbonica. Basti Perfetto. pensare, basti pensare. Ce l'ho un secondo per raccontarvi Sì, una chicca? l'ultimo L'ultimo, professore. professore, Perché c'è tempo che scade. E beh, anche per me scade. La chicca è questa: Diciamo per lei. pochi anni fa, in un esame di Sì. specializzazione, si presenta trafelata da me per fare l'esame una studentessa, la quale dice: mi perdoni per il ritardo, ma io ho dovuto accompagnare mio marito perché stiamo scegliendo la casa nuova. E allora lei, nel frattempo che parlava, si stava rilassando e io avevo organizzato già la domanda. Ah, dico, brava, la casa nuova, e com'è fatta la casa? E beh, dice, c'è un ingresso, poi c'è un salone, poi c'è una camera da letto e la cameretta del bambino. Ah, la cameretta del bambino, brava. E lei quando ci mette la cameretta del bambino, che aveva 8-10 anni, in questa cameretta ha fatto il calcolo di quanta CO2 produrrà suo figlio in una nottata di normale ventilazione? Professore, Questa resta piuttosto interdetta e dice... Ma dunque, qualche centinaio. No, no, dottoressa, no. Produce circa 54.000 litri di CO2 in 8 ore di sonno. Quindi stia attenta a non mettere il bambino nella cameretta, ci vada lei col marito e il bambino se ne vada nella camera matrimoniale. ed è ecco anche fatto. per questo che forse noi in Svezia e in Benissimo. Norvegia li fanno dormire fuori Fuori i a freddo. bambini. Vabbè. Non è un caso. Comunque, Grazie, professore, professore. insomma, interessante. Abbiamo capito che invece che gli amministratori di condominio, dobbiamo scegliere dei medici per Palazzi. i nostri palazzi. Non sarebbe una cattiva idea. E infatti, no, no, Esatto. ma no, scherzavo, ma fino a un certo punto. E Sì. poi soprattutto ci leggiamo questo, la questione ambientale a 360 gradi, il trattato del professor. Del professor Aldo Ferrara, eccolo qui, che ci ha raccontato veramente tante, tante cose. Professore, grazie davvero del suo contributo, però proprio perché insomma è un lavoro corposo, ci sono ancora tante altre cose da dire. Se accetterà, avremo il piacere di reinvitarla. Grazie. Sarà il piacere mio, con molto piacere, Bene, grazie. Bene. grazie al professor Aldo Ferrara, grazie ancora. Bravissimo, L'importanza dell'ambiente l'ha sottolineata anche il Presidente della Repubblica. Avete sentito? non ci avrei giurato. Sta a braccio, fate finta di niente quando parla No, Morici. che te lo... No, quando parla Morici è come gli inserti pubblicitari sotto, ci fate caso, ma non so. Te lo sei ricordato, bravo. Allora, detto questo, ci andiamo ad ascoltare il Presidente della Repubblica che ce lo ricorda anche perché avete sentito, è strettamente collegato anche con la nostra salute. Non è un conflitto Mai come oggi, con l'escalation della guerra in Ucraina e con gli spiragli sempre più stretti per una via diplomatica che viene più citata che resa possibile, sale ancora una volta l'allarme del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulle conseguenze che un conflitto che insanguina l'Europa porta con sé. E non sono solo economiche, sociali, umanitarie, anche se su quest'ultime le deflagrazioni delle bombe russe portano il loro carico di morte e distruzione a migliaia di chilometri di distanza, colpendo paesi lontani e segnando il futuro dell'intero pianeta. Nella giornata mondiale dell'ambiente, il capo dello Stato sottolinea infatti che il destino dell'uomo e quello dell'ambiente non sono mai stati così strettamente connessi. La scellerata guerra che sta insanguinando l'Europa con l'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina, scandisce, sta provocando una conseguenza inevitabile sulle capacità di rispettare l'agenda degli impegni per contrastare il cambiamento climatico ed evitare così le ulteriori crisi umanitarie conseguenti. Crisi del grano, ma non solo in testa, così come senza precedenti potrebbe essere il flusso di migranti, soprattutto dal L'Africa. Il vero tema in questo momento, spiega il ministro degli esteri Luigi Di Maio, è quello di ravvivare il negoziato. Con tutte le nostre forze. E dunque queste le parole del presidente Mattarella. Noi ci salutiamo, ma solo per un minuto, per ritrovarci dopo la pubblicità. Come vi abbiamo detto, tanti gli argomenti, tanti gli ospiti, state con noi.